In questa occasione speciale incontriamo Don Bernardino di Asio, parroco di Tufara. San Giovanni Eremita da Tufara è stato riconosciuto precisamente il 26 agosto patrono di tutta la Valle del Fortore. Lui nel 1156 fu quasi costretto, perché molti andavano e dicevano: ma possiamo venire anche noi a vivere con te? Quasi quasi come se avesse: e dove lo metto? E costruisci un monastero e così stiamo insieme, viviamo insieme. E ci fu l'inaugurazione nel 1160 del monastero Santa Maria del Gualdo Mazzocca, Bosco Mazzocca di Foiano. Ancora oggi esistente questa, del monastero non esiste più niente, ma esistente la cappella, ecco, che è stata anche fatta santuario di San Giovanni Eremita. Perché? Perché lì si lavorava, ma si studiava anche, no? E addirittura emanavano anche delle leggi per difendere la povera gente, perché tante volte, come succede, i prepotenti sfruttavano i poveri, addirittura a volte gli levavano anche le proprietà, i terreni, eccetera, no? Invece lui difese a spada tratta, possiamo dire, con coraggio, non aveva paura di niente, difese la povera gente. E brillò quasi raggio di sole nella terra dei Sanniti. Ecco perché è stato richiesto il decreto per la nomina a patrone della Valle del Fortore. È lui che a quei tempi dava impulso a tutta la Valle del Fortore. E veramente è stata una cosa eccezionale. Sotto la sua luce e il suo splendore, l'intero Sannio prese a camminare per le vie del Signore con gioia e rettitudine. Che bello questo, no? Quando noi scopriamo un amico carissimo, ci innamoriamo di lui. Ma lui aveva questa possibilità che quasi quasi, quando incontrava le persone, col suo sguardo, col suo sorriso, la sua dolcezza, la sua tenerezza, elettrizzava la gente. Restavano attirata come una calamita. Ecco perché molti hanno detto: vogliamo vivere anche noi la stessa vita che fai tu. E lì fu fondato questo grande monastero da cui partirono leggi anche sociali, no? Dunque si è arrivati alla giornata del 26 agosto. Come si è svolta? Cosa è avvenuto? Sì. Allora, precedentemente possiamo già dire, si era partita già verso il 2005 con alcune conferenze, una fatta lì a Bosco Mazzocca dall'arcivescovo di Benevento Sprovieri. Io ricordo benissimo che ce l'ho anche registrata. A un certo punto Sprovieri diede il primo impulso: vogliamo chiedere a Roma se ci dà la possibilità, la gioia di nominare San Giovanni Eremita patrono del Valfortore. Mi ricordo questa frase che nella sua conferenza definì San Giovanni Eremita un gigante dello spirito, tutto spirituale. E come era tutto spirituale? Beh, non era mica facile. Digiuno, penitenza, preghiera, contemplazione, meditazione della parola di Dio. Questi sono i mezzi che lui ha sempre usato. Ecco perché veramente la gente si innamorava di lui, oltre al fatto che qualche volta dava pure qualche segno particolare, si raccontano un sacco di miracoli, si raccontano, no? E addirittura un contadino di Castelpagano verso mezzogiorno, mentre stava riposando, aveva sete, e lui prese la brocca e diceva: vado a riempire io, non ti preoccupare. È andato a riempire, la consegna, e trasformato in vino. Ma se ne contano tante di questi interventi che ha fatto, no? Yeah.
sono tante testimonianze. E il 26 agosto, quindi, la Santa Messa è stata celebrata dal cardinale Marcello Semeraro. Sì, lì a San Duarte, San Giovanni Remita, a Bosco Mazzocca, è stata una follata immensa proprio di gente che stava lì, e veramente siamo stati tutti commossi proprio fin al dentro il cuore, perché sentire che un cittadino di Tufara è stato nominato patrone del Val Fortore, e non è una cosa facile, Stavo dicendo che siamo partiti dal 2005 più o meno, no? Poi piano piano abbiamo fatto un sacco di conferenze, di convegni, ecco, tutte queste cose qui. Per cui, per esempio, abbiamo fatto un convegno bellissimo anche il 7 maggio 2007 a Castelvetere, alla presenza sia di Sprovieri e sia di Armando Dini di Campobasso, no? E anche lì si è parlato di questo argomento, però fu sottolineato che non era per niente facile, perché ma Roma va cercando questo, ma Roma vuole sapere questo, ma Roma, la miseria, quasi quasi stavamo rifiutando, non è possibile proprio allora. Però non ci siamo fermati, siamo andati avanti piano piano e siamo arrivati così al 26 agosto, sabato scorso, per la nomina solenne, ufficiale, del decreto di San Giovanni Remita, patrone della Valle del Fortore. Ecco, e questa è una gioia per tutti noi. Possiamo dire noi molisani, ma anche i beneventani, i sanniti. È una gioia immensa, perché prima di tutto lui se lo merita. Basta, io per esempio non lo conoscevo per niente. L'ho cominciato a conoscere quando siamo venuti qui a Tufara. Eppure stava. Ma Don Bernardino, per spiegare anche ai nostri telespettatori, cosa significa Valle del Fortore? Un territorio molto ampio. Sì, sì, abbastanza ampio, perché poi prende pure i paesi di Foggia. Quindi Molise, Campania e Puglia. E Puglia. Ecco, è abbastanza vasta, e a quei tempi il Fortore era Fortore, quindi era abbastanza progredito, e si davano da fare molto. E, come dicevo prima, loro non pensavano soltanto a pregare, ma pensavano anche a difendere, a proteggere la povera gente che veniva sfruttata, e non ce l'ha fatta mai fare. Una volta stava malato gravemente, e un conte va lì con la scusa di trovarlo, no? Ma aveva altre intenzioni. Aveva intenzione di prendere tutti i possedimenti, perché i monasteri avevano molti possedimenti, no? E San Giovanni se ne accorse, e poi li prese subito, e lui dovette tornare indietro, no?